Protagonisti di questa fuga, una skipper napoletana e un architetto milanese, il Monte Rosa e le case Valser ad Alagna, estremo Piemonte. Io sono napoletana e sono arrivata ad Alagna 20 anni fa, ci ha portato un nostro amico. Napoletanissima, la mia camera da letto 50 metri dal mare, sempre andata in barca a vela tutta la vita, sempre avuto barche, marinarissima. I miei genitori detestavano la montagna, non avevo neanche mai visto la neve nella vita. Ci ho provato una volta con mia sorella, avevamo 18 anni, a fare una tragicomica gita in montagna e poi abbiamo deciso che non era il caso di continuare. Vent'anni fa un nostro amico ci ha portato, me e mio marito, qui ad Alagna e devo dire, secondo me è stato bravo lui perché non ci ha detto niente, ha detto vi porto in un bel posto di montagna, vedrete che vi piace. Noi non ci aspettavamo nulla di particolare o comunque qualcosa di bello senz'altro perché è il nostro amico architetto, lo stesso che ha ristrutturato questa casa e ha un gusto particolare. Poi siamo arrivati qua e ci siamo innamorati, proprio un posto meraviglioso. Nell'ambito della ristrutturazione di queste case credo che sia importante fare una grossa distinzione tra quello che è l'esterno e quello che è l'interno, tra quello cioè che appartiene in qualche modo alla collettività, la parte esterna, e quello che è l'interno, che invece è un ambito più privato nel quale forse sono consentiti maggiori libertà in termini di ristrutturazione. Restauro conservativo hai dei vincoli, soprattutto esterni, appunto riportarla com'era, la pietra, la dimensione delle finestre che dovevano ritornare tipicamente valzer. L'interno puoi giocare di più, anche se in ogni caso alcuni vincoli li devi rispettare. Dentro era niente, non si poteva neanche entrare, una specie di discarica con infissi gialli, una cosa davvero, davvero incredibile. E a che abbiamo naturalmente dato carta bianca al nostro amico Lorenzo Clerici, architetto, che ci ha incominciato a mettere mano. Abbiamo deciso di prendere la strada di un restauro conservativo, che è una strada molto lunga, che richiede passaggio alla Sovrintendenza di Belle Arti. Questa è una baita sulla Trave di Colmo, ci sta anche la data in cui è stata costruita la baita, del 1645. 2 anni ci abbiamo messo per avere i permessi, ci hanno incredibilmente trovato una foto o comunque uno stato di com'era questa baita alla fine dell'Ottocento, e ci hanno chiesto di riportarla così com'era alla fine dell'Ottocento. E Lorenzo si è messo al lavoro insieme ai fratelli Bioni che hanno un'impresa di costruzioni qui, che sono dei maestri, soprattutto i maestri a lavorare il legno e a incastrare le pietre. Legno e pietra all'interno come all'esterno, modellati e posizionati dai fratelli Bioni.
prima cosa che abbiamo fatto è stato un grande Natale napoletano con tutti i miei parenti e i parenti del mio amico Lorenzo e soprattutto di sua moglie Paola qui ad Alagna. Inaugurata con un capodanno, questa casa continua a ospitare le feste di una comunità di amici che sceglie Alagna per ritrovarsi nei luoghi del popolo valser.